Abbiamo il piacere questa sera di vedere il film Vinci Vita, è un film che ha avuto dei riconoscimenti, abbiamo questo anche sottofondo musicale significativo, un film che ha avuto riconoscimenti anche al Taormina Film Festival. Sono mentre abbiamo qui lo schermo con Ennio Morricone, che ricordiamo che ha avuto un doveroso tributo nei giorni scorsi. Io sono Marco Olivieri, sono critico cinematografico, ho il piacere di collaborare con la Multisala Apollo, ringrazio Loredana Polizzi e Fabrizio La Scala, ringraziamo il Museo Regionale per questo scenario fantastico e per l'apertura alla città, un importante patrimonio culturale. Io ho il piacere questa sera di avere il regista, che ora chiamo Paolo Licata, il regista di Vinci Vita, il film che vedremo stasera, e come dicevo ha avuto riconoscimenti, ma abbiamo anche il cast, abbiamo un'attrice importante, Lucia Sardo, abbiamo un'attrice con un volto noto nello scenario nazionale, che è pure messinese, Katia Greco. La giovanissima protagonista del film, Marta Castiglio, abbiamo anche il fratello che fa parte del cast. Bambaci, che è anche di Messina, insomma abbiamo una ricca presenza nel cast. Io spero che allontanandoci si possa lo stesso risolvere i problemi tecnici, perché sarebbe più simpatico da questo punto di vista. Proviamo. No, funziona e non è un miracolo. Allora, io subito, dato che comunque il tempo stringe, poi ci sarà il modo anche prima della proiezione delle 23:30 continuare a parlare appunto di questo film. Mi sembra particolarmente significativo intanto che ci sia una ripresa, un periodo di blocco, perché questo era uno dei film, avevamo parlato con Paolo Licata proprio prima del blocco, del lockdown, avevamo parlato proprio dell'opportunità di farlo vedere a Messina, e quindi volevo chiedere al regista e ai componenti del cast intanto una breve carrellata, che cosa ha significato girare in Sicilia, raccontare una storia che nasce da un romanzo di Catena Fiorello e che però è stato poi rielaborato, e soprattutto un rapporto speciale che c'è tra una persona adulta e una giovanissima. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per essere così numerosi, nonostante questo periodo strano che stiamo vivendo, però insomma ci auguriamo tutti che stia passando, che passi presto. Sono qui insieme a tutti i miei, quasi tutta la mia squadra. E siamo molto contenti di essere venuti, perché è un evento che già dovevamo fare appunto 4 mesi fa, e purtroppo tutto è andato come sapete. E stasera quindi io sono particolarmente emozionato, perché intanto Messina è una città che adoro, e poi qui abbiamo una messinese, una barcellonese, insomma siamo... Anche loro sono insomma, di queste parti. Il film nasce appunto, come sapete, immagino tutti, dal romanzo di Catena Fiorello. Dopo averlo letto appunto io subito ho capito che era la storia giusta per la mia opera prima, quindi mi sono messo in contatto con Catena, e di lì è cominciato il lungo, faticoso percorso che si fa sempre quando bisogna realizzare un'opera prima. Che non è mai facile, perché nessuno all'inizio crede in te, quindi poi alla fine è tutta una questione di soldi, no? Nessuno investe su un regista che ancora non ha fatto un film per il cinema. Però insomma, dopo parecchi anni alla fine ce l'abbiamo fatta, ero quasi sicuro di andare al cinema, ma poi è venuta la fine del mondo, e quindi niente, vabbè, ho aspettato adesso questo momento, vediamo cosa succederà. Però adesso dice che ci sono altri focolai, quindi forse quando Vinci Vita ritorna al cinema ricomincia il video. Comunque passo la parola a tutta... Sì, lei, ovviamente. Aveva fatto dei cortometraggi, aveva avuto già delle esperienze professionali solide, però questo è proprio il lancio come opera prima.
momenti in cui il suono è Lucia Sardo, un percorso importante dal punto di vista teatrale, dal punto di vista cinematografico, volto popolarissimo, ma anche attrice di grande ricerca. Che cosa ha significato calarsi in questo personaggio che è comunque un personaggio complesso anche nel rapporto con qualcuno che invece sta e al momento proprio dell'inizio della propria vita come maturazione? Sì, mando il tempo. Questo è il piacere dell'attore, calarsi nei personaggi, per cui il percorso più o meno è sempre quello, c'è uno studio, perché noi facciamo parte di quegli attori che studiano, non che frequentano talk show e dopo una settimana girano film, per cui c'è un percorso chiaro. Io mi alleno il mio corpo, perché i personaggi nascono dal corpo, dalle posture, quindi studio la postura e poi vedrete. Ci tenevo a dire una piccola cosa: tempo fa mi ha chiamato un giornalista dicendo tu sei un'attrice di nicchia, e ho detto ma in che senso sono un'attrice di nicchia? Dice no, dicono tutti che tu sei un'attrice di nicchia. Dico, ah, nella nicchia mi ci hanno messo loro, io non volevo fare l'attrice di nicchia. È costato pochissimo. Non esageriamo. Beh, rispetto ad altri film. Io sto parlando di altri film che si chiamano film, ma io mi chiamerei divertissement, cioè dei figli di papà si divertono a fare i film. E poi noi se li dobbiamo subire, ce li dobbiamo vedere. E quindi costano molto di più. Ve lo dico perché sto facendo un complimento a questo ragazzo qui che ha fatto dei miracoli. Fine. Quindi immaginate cosa avrei fatto con il budget più grande. Bravo! Allora, io sono molto emozionata, non soltanto perché sono molto legata a questo film che per me è molto importante, un piccolo gioiello che mi porto dentro, ma anche perché sono a Messina, che è la mia città dove sono nata, cresciuta, quindi c'ho anche un po' di commozione. E quindi sono in piazza e sento comunque il vostro calore e buona visione, grazie. Io sono la mamma di questa magnifica attrice e per me è stata un'emozione grandissima girare anche con Lucia Sardo, no? Perché da bambina guardavo sempre i film e dicevo mamma mia che sta un giorno, e poi mi è capitata questa fortuna. E niente, vi lascio alla visione del film perché abbiamo parlato forse anche un po' troppo e adesso vi faccio parlare un po' con Marta, che ha vissuto penso un'esperienza grandissima e che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Allora, io sono molto emozionata. È bellissimo per me vedere la sala così piena. Dopo questo periodo in cui, appunto, anche se il cinema è in ripresa, noi stiamo riprendendo bene. Al volo poi ci sarà la possibilità anche dopo. Com'è stato quindi questo lavoro con regista, questo lavoro, ti sei immersa in un mondo professionale che hai conosciuto per la prima volta? Sì, certo, è il mio primo film, quindi comunque non avevo esperienza e mi è sembrato tutto un mondo nuovo, perché appunto dopo le riprese, vedendo gli altri film, vedevo tutto il lavoro che c'era dietro, il lavoro, la fatica, e quindi è stata un'esperienza bellissima per me. Qual è la cosa più bella del tuo personaggio, secondo te, a livello di emozioni, di caratteristiche? Il suo carattere, perché comunque penso che lei sia molto simile alla nonna e il film questo lo spiega, quindi... Lui invece è Marco Castiglia, il fratello di Marta nella vita e anche nel film. Che diciamo? Allora, breve. Quattro parole. Allora, questo film è veramente bello, ma no perché ci sono io. No. È questo. No, io... Allora, prima di...
prima di andare avanti, capisco che l'atmosfera è bella, però volevo chiedere un favore a tutti quanti. Vorrei che ci facessimo sentire forte, ma forte, ma forte, da Ileana Rigano, che ci guarda da lassù, che ci ha lasciati circa un mese fa. Ileana Rigano è l'attrice che nel film ha interpretato sia Pina, una grande attrice, una di quelle attrici come Lucia, grandissime, con anni e anni di carriera alle spalle, prima una gavetta molto dura. Attori che se li vedi camminare per la strada magari non li riconosci. Però sono veramente quegli attori, non da copertina, non sono gli attori che sempre gli stessi che fanno i film in Italia, ma vedrete, spero, apprezzerete il risultato che vedete poi sullo schermo, attori che conoscono il mestiere, che lo fanno da anni e anni, in silenzio ma con grande professionalità. Grazie, allora buona visione. Il regista e il cast torneranno poi per la visione delle 23:30, ci sarà anche un nuovo pubblico. Grazie ancora.